Un camion bomba è appena esploso a ridosso di un mercato di Azaz, città a nord della Siria, nei pressi di Aleppo, vicino al confine con la Turchia. È sabato mattina, il giorno dopo la festa musulmana del venerdì. L'area è affollata. Un operatore dell'agenzia siriana Smart si trova da quelle parti proprio in quell'istante e riprende gli attimi dopo l'esplosione avvenuta tra il mercato e un tribunale islamico. Per la città di Azaz è un'altra strage, peggio di quella del 17 novembre scorso, nella quale sono morte 25 persone. Questa volta fonti ospedaliere dicono che i morti sono 60 e i feriti oltre 50, ma il bilancio è provvisorio perché si scava ancora tra le macerie nella speranza di trovare sopravvissuti. Azaz è la roccaforte degli oppositori al regime di Bashar al-Assad. I ribelli, quindi sostenuti dalla Turchia, sono attaccati dai soldati governativi e dall'ISIS, ritenuto responsabile dell'attentato di oggi messo a segno con l'obiettivo di occupare Azaz, proprio per avere una base strategica a confine con la Turchia. A Mosul, nel nord dell'Iraq, invece, l'ISIS è incalzata dai soldati governativi che stanno avanzando lungo il fiume Tigri. Sotto il fuoco incrociato, i civili a migliaia stanno scappando da Mosul e si rifugiano nella vicina città di Bartella, dove trovano cibo e ospitalità nei campi.